Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video prank situato alla Escape Room Fobia di San Benedetto del Tronto. Ieri eravamo solo Manuel e Simo e Pici e Barsi sarebbero venuti il giorno dopo. Abbiamo pensato, perché non fare uno scherzo? Loro non sapevano chi era il macellaio, quindi mi sono messo questa maschera qui che vedrete oggi. E comincerò a fare il porco, no? Il maiale. Loro saranno i miei compiti. Quindi quelli che Simone prendono le mazzate. E Manuel verranno massacrati da me. Lui verrà buttato... picchiato, peggio modo, incatenato, tanto su quello più leggero, esatto. In volo. E loro gestiranno invece le telecamere e con la luce trasmittente ci sarà un altro complice che dovrà guidare le persone, Pici e Barsi ovviamente insieme ai complici, per risolvere gli enigmi in caso si dovessero impantanare, giusto? Esatto. Oggi praticamente giocheranno la stanza di The Butcher, che è un'avventura survival horror in cui si dovrà risolvere il caso di un vecchio macellaio che ha commesso 4 omicidi ma che è stato infine scagionato per insufficienza di prove. Quindi i giocatori si ritroveranno catapultati nel mattatoio di Smithfield e dovranno coprire il mistero che c'è dietro questo luogo. Anche se siete vegani potete venire. Prontissimo. Sì, sì, guarda, non vedo l'ora di prendere le botte. Oggi mi sono svegliato e ho detto perché non mi faccio menare da Domingo? Però aiuterò tramite un personaggio secondario, sarò un poliziotto che è stato catturato all'interno del mattatoio e che riuscirà a mettersi in contatto con i giocatori e li guiderà in questa avventura dandogli dei consigli e degli indizi su come andare avanti. Vediamo anche come devono risolvere, devono uccidere il macellaio? Sì, c'è la possibilità di uccidere il macellaio, di venire uccisi e tante altre cose che non vi sto a dire che sono spoiler. Dov'è l'indirizzo? È via Leopardi numero 6, San Benedetto. Ciao, correte, ovviamente io non sono incluso ma si sa mai. Potreste trovarmi, non lo sapete. Ti chiamiamo. Si comincia. Allora, questa è la stanza del macellaio. Questa qui. Qui è praticamente la mia zona di lavoro, c'è la sedia elettrica lì, da questo vetro loro entreranno, dovranno risolvere gli enigmi qui dentro, vieni. Questa è la stanza principale, è un po' buia, infatti la illumineremo se no non vedrete nulla. E poi qui, da questa botola, c'è un'altra stanza dove avverranno altri enigmi. Ovviamente io mi sposterò in tutte le zone. Il macellaio è un animale, ovviamente lui non ci vede molto bene, anche perché ho la maschera, ma ha un udito molto sensibile, quindi i rumori forti lo innervosiscono e poi con la mannaia li squarta. Ciao ragazzi. Allora, avete mai giocato in escape room? Sì, no. Sì. No. Faccio cagare. Un po' siete bravi. Faccio schifo al cazzo io. Però partecipo sempre. Ah, vi spiego le poche regole di sicurezza e di gioco. Prima è che il gioco è progettato ad altezza d'uomo, anche la tua. Non si usa la forza, poi specialmente tu. Nel senso che ogni meccanismo, porta, armadietto, qualsiasi cosa è lì dentro, si apre con la forza di un mignolo. Se vedete che state esercitando troppa forza, il suo mignolo, però. Vuol dire che o non è il momento di aprirla, o non avete innescato il meccanismo giusto, o non si apre, è di servizio. Potreste trovare cavi elettrici, sono anche essi di servizio, non vanno tirati, strappati, tagliati, perché potrebbero lasciare nel buio o disattivare alcune cose che vi serviranno per il gioco. Saranno presenti degli attori, in questo caso più di uno, che potranno interagire con voi. E voi non potrete toccare loro, nel senso potete stringergli la mano, darmi la pacca sulla spalla, ma un pugno in faccia. Gioco. E mi date il permesso di farvi toccare gli attori? Beh, ovvio, dai, bene, ci sta. Va bene. Allora ragazzi, questa è la stanza dove registriamo dall'interno con le fotocamere, quindi vedrete anche queste inquadrature qui. Loro dovrebbero entrare fra poco. Eccoli qua che entrano. Salve. Questi giochi qua bisogna guardare tutto, senza forzarle, ma bisogna guardare questa è la torcia. Sì, manca una chiave qua. Infatti. Manca una chiave, sicuro ci manca una chiave, sennò non ci sarebbe il buco. È tutto molto logico, ma poco logico. Cerca una chiave, sì. Sto cercando di... Cerca una chiave. Qua dentro. Non c'è molto tempo, porca c***a. Quindi se lo sentite arrivare, nascondetemi. Oh, raga, raga. Era, aspetta che ti do la combinazione. Avete capito tutto? Sì, un attimo. Ho indosso una maschera da maiale. Aspetta, oh, ascoltami, Phil. Su, sì. Giù, sì. Giù, sì. Su, sì. Giù, sì. Giù. Fatto. Perfettamente fatto.
Non noi siamo bloccati in sta stanza, non, non puoi. Ma se l'allarme si è aperto. Ma non puoi aprire questa, questa è, diciamo, nella strada. Chiavi? Oddio, le chiavi. E le chiavi, quali chiavi servono? Ragazzi, ragazzi. Sì, chi è? Quello non è il mio telefono. Telefono tuo? No, non può essere il telefono mio, no, no. Che cazzo ho in tasca? Ok, perfetto, aperta. Arriviamo, mano, si è aperta. Allora, raga, allora qua ci sta un lucchetto. Siete nella cucinaia? Sì. Sì, siamo qui. Tutta la raga. Raga, lo so fottuto. Ma come faccio a sapere come è di questi? Che ne pensi tu? Questo che cazzo è? Non aprire. Mister nessuno motivato. Vaffanculo. Pezzo di merda. Lei sa la tensione dentro. Guarda qua, qua ci sono dei numeri. Qui ce n'è un altro. Qua dobbiamo metterli. Sta arrivando.
gioco. Che modo dobbiamo mettere i legni davanti ai numeri? Dei pezzi di ferro dovrei inserirli. Ogni pezzo va nel suo posto. E che numero c'è sotto? È da Manuel il macellaio. Ragazzi, perché questo non è un compagno? Rumore, attirate la sua attenzione! Attiriamo la sua attenzione? Ah! Ah! Oh cazzo, io scappo. Facciamo un cazzo di puzzle. No, questo continua a romperci i coglioni. Oh, oh, andiamo, andiamo. Allora. Sono dei fogli dove raccontano degli omicidi suoi, mi sa, perché c'è scritto omicidio. Deve esserci un modo. Bisogna tirare in un modo? Come? Ci sono delle date. Mettetevi in ordine. In ordine in cui sono stati commessi gli omicidi. 23 marzo. Allora, senti qua, Smilfried 1992. 23 marzo 92. Del 97, questo è dell'88, quindi è prima. Ok, aspetta, 88. No, bisogna tirarlo nei... Sì, mi sa di sì. Perché... L'ordine è corretto, però. Ecco, no. C'è una bocca.
Ok. Ce l'abbiamo allora. Ok. Uno, due, tre. Ah, mettilo. Tutto dentro. Madonna, questo mi ha preso di mazzare tutti. Questa ci potrebbe servire? Sì. Questa per il gas, cazzo, ci serve. Questa ci serve, questa ci serve. Ascoltate, dobbiamo attivare la macchina del gas. L'unica cosa che ci manca sono le istruzioni per il quadro spirit, ok? Ok. Adesso io uscirò e rimarrò nascosto. Una volta trovate le istruzioni, attirate la sua attenzione qui dentro. Attivate la macchina del gas e uccidiamo questi veli. Va bene. Più fondo, cercate bene. Più fondo. Vai, andiamo. Non potremo più metterci in contatto, mi ha rubato la radio. Ascoltate. Oh, si è detto, si va più fondo. Ottimo. Avete trovato? Ascoltate. Istruzione, istruzione. Non possiamo più metterci in contatto. Ora, attirate la sua attenzione qui dentro. Io lo chiudo e voi attivate il gas. Ok. Ma prima dobbiamo fare questa roba? Che cazzo fai? Ma allora sei scemo, non adesso! Vabbè, dobbiamo fare... Bastardo! Adesso? Credo sia questa la domanda. Si sta alzando, muovetemi, muovete. Aspetta, chiudelo! Punta in alto, aspetta. Cazzo. La luce? Svelta. Attivate la macchina! Zero. Ok, allora. Schiacciare i tasti colorati di quest'ordine. Verde, giallo, rosso. Girare verso il basso la prima. Vedete, basta! Tutti già verso il basso. Fatto. Inalalo tutto e avrai una battuta bruttissima per te, bastardo. È andata bene che non ho scorreggiato, sennò era peggio. Sarebbe stato peggio. Tornate ad Auschwitz. Ascoltatemi. Qualcuno di voi deve mettersi la maschera anticas e perquisirlo. Poi dai, io la devo. Sto già sudando. Vai tu. Vai. Non respirate, la gas nervino. L'altra tasca, Phil, l'altra... Togligli la maschera! Come? Togligli la maschera, bro! Che faccio? Non è un cazzo questo! Non ci credo! Ma voi lo sapevate? Ma dimmi che lo sapevi! Dimmi che lo sapevi! Complimenti per l'attore. Complimenti per l'attore che. Hai capito che ero io? No, lo giuro. Noi eravamo complici. Ma manco io, manco io lo sapevo che eri tu. Avevamo già preparato tutto. Infatti il terreno lo porto dentro e fare. Sarebbe stato scontato. Usciamo da questa stanza. L'abbiamo deciso 2 giorni fa di fare questa cosa. Va bene. Bastardi. Simo, ti ridò il tuo telefono che ho distrutto. Capito, questo è un anno fa, l'avevo preso, entro era nuovo, però... Era un telefono finto, ma loro non lo sapevano. Infatti ho preso il suo telefono, ne avevo due, sì. Con uno poi l'abbiamo chiamato. Allora ragazzi, vi è piaciuto lo scherzo? Sì, moltissimo. Sì, non me l'avevo mai aspettato. Cosa hai provato quando hai visto la prima volta il macellaio entrare in azione? Bellissimo, comunque, molto realistico, quando hai preso... Ma l'hai visto grosso questo macellaio? Sì, infatti pensavo fosse Ale, però quando l'ho toccato, ho detto, questo si allena, in effetti. Ma com'è che io mi sono spogliato dalla maschera, tu eri ancora impietrito lì all'angoletto? Io pensavo... Sarebbe una femminuccia. No, aspetta, volevo continuare il gioco, pensavo, vabbè, è l'attore. Alla fine, quando ero sull'angolino ti ho visto. Ma perché con la maschera non mi vedevi? No, io a parte ci vedevo, ero due occhi così ci avevo. Ti ho tolto la maschera e sono scappato subito senza vederti, stando al gioco. Però quando mi sono visto ti ho detto... Cazzo, è Domingo, ma che sta fa? E dopo ha detto... Sì, io l'ho vista da fuori, ma quando lui ti ha tolto la maschera non si vedeva la faccia.
Io ancora ma non ho momento visto, io avevo visto la barba, ho detto ma aspetta un attimo. No, no, non me ne sono accorto. Io pensavo fosse uno degli altri due ragazzi, perché quando ho detto è per i capelli, no? Quando il macellaio ti ha preso e poi buttato a terra. Quello è stato un po' arrabbiato. Quello è stato no, in realtà non mi sono arrabbiato, però ho detto cazzo, questo ci sta andando giù forte, no? Ho detto mi deve solo toccare, è stata bellissima però, quella siccome scena. Non potevo, cioè, reagire o fare niente, ho detto vabbè, io mi lascio andare. Mi sono sentito lanciare. Anche voleva essere preso e mi sono solo detto via, questo è forte per tirarmi su, non è che me l'aspettavo, no? Anche la strattonata. Dentro di me ridevo, poi ho detto minchia, io stavo lì davanti, stavo lì tipo porca troia, il Pietrino ha detto cazzo, l'ha lanciato. Minchia. Vabbè, grazie ragazzi, grazie a te, è stato bellissimo. Grazie a voi, divertito, è stato veramente divertente. Lo scherzo è finito, alla fine non si sono accorti di nulla. No, ho vomitato acqua a Peach. Sì. L'ho macchiato di sangue. Ma ha lanciato a me come un fuscello. Era un po' pesante Eric rispetto a Manuel. Ma guarda che io sai che ho notato, io mi sono accorto di una cosa, ho detto ma questo quanto cazzo è forte per lanciarmi così, ho detto. Qualcosa, che cazzo hanno preso? No, però non avevo capito che era Domenico, va, figurati. No, figurati, figurati. Mi hanno tolto la maschera, porca. No, l'avevi acciaccato la mano per chiudere lo sportello. Gli stava spingendo, vai dentro bastardo. Questo prank ovviamente ha funzionato, spero che vi siate divertiti. Sì, molto. Ringraziamo la fobia escape room che ha permesso tutto questo. Abbiamo demolito tutto il locale. Mi ripagate la porta, te l'abbiamo già detto. Vediamo. Venite all'escape room di San Benedetto, sì, che oltre, sì, a, sì, sì, e sì, oltre sì, al macellaio c'ha anche altre scenografie. Un saluto e alla prossima. Se sei arrivato fino a qui vuol dire che ti è piaciuto questo video, perciò metti un like e iscriviti al canale. E se vuoi essere allenato da me, io faccio un coaching online personalizzato con un programma e una supervisione tecnica per vedere tutti i tuoi errori. Questo tramite sito, che poi sarà online a breve, oppure puoi iscrivermi nei contatti in descrizione. Ma soprattutto posso consigliarti la mia integrazione attuale, che è con la ZEC Plus, dove potete acquistare tutti i prodotti come integratori, omega 3, creatina, tutte le varie sostanze che io assumo abitualmente, con il codice sconto DOOM64. Sempre quello, e potrete avere uno sconto del 10%. Oltre a questo potete utilizzare questa attrezzatura dietro di me, che è la powergear.it, è un'azienda leader nel settore che produce tutta una serie di attrezzature sia per il powerlifting ma anche per il powerbuilding, insomma tutto quello che volete per diventare forti e grossi, anch'esso con DOOM64, 6% di sconto, unico in Italia. Invece se volete diventare un personal trainer di successo o uno youtuber, vi servirà sicuramente una partita IVA, e per questo sempre con il codice DOOM64 vi consiglio il sito della fiscozen.it, una piattaforma online per avere un commercialista sempre a disposizione 24 ore su 24 che vi curerà tutte le vostre fatture per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, fatturazione elettronica, tutto quello che volete, insomma gestite tutto quanto con la vostra piattaforma, risparmierete un sacco di soldi perché per la modica cifra di 500 euro annuali avrete un risparmio di 50 euro usando sempre il mio codice sconto DOOM64. Insomma, con questo codice potete avere sconti dappertutto per i migliori servizi sul fitness e non, per cui se volete supportarmi, comprate i miei servizi o anche i miei prodotti e vi porterò sempre più gente nel canale e sempre video di maggior qualità. Grazie a tutti. Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone, mi è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Può fare la trazione in ogni modo, può anche farla come nel crossfit, oscillando, che va benissimo. Però non è funzionale al carico 1 RM.